Quando sei un gestore è possibile scaricare tutte le fotografie contenute in un album di Facebook molto semplicemente utilizzando un sistema integrato nella piattaforma e che quindi vi permetterà di salvare in locale tutte le foto appunto contenute in un album. Ma ragazzi miei, se siete un utente normale, se siete un utente che vuole salvare tutte le foto di un album proprio, di un album di un amico o di un album magari di una pagina che si segue, non esiste un sistema ufficiale grazie al quale potrete fare questa operazione. Ma non temete cari miei, perché ci siamo noi. In questo video vi farò vedere proprio come scaricare interamente tutte le foto contenute in un album di Facebook, che sia un album personale, che sia un album di un amico o di una pagina, poco importa. Lo faremo con un plugin gratuito per Google Chrome e lo faremo in una modalità che vi permetterà di avere le foto a piena risoluzione nel vostro computer. Io sono Andrea Colendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. Per scaricare interamente un album di Facebook utilizzeremo un componente aggiuntivo per Chrome, ovviamente gratuito, che si chiama Download Facebook Album Mod e che funziona veramente molto bene. Ovviamente lo troverete nello store dei componenti aggiuntivi per il browser di Google. Una volta scaricato e installato il componente aggiuntivo, come al solito comparirà una nuova icona accanto alla barra degli indirizzi ed è proprio questa l'icona che andrà utilizzata quando si vuole scaricare un album completamente da Facebook. Per farlo non dovrete far altro che andare in un album qualsiasi nel social network. Funziona con i propri album e funziona con gli album di tutti gli amici o anche delle pagine che si visitano, e cliccare proprio sull'icona appena comparsa accanto alla barra degli indirizzi. Le possibilità saranno diverse. Il mio consiglio è quello di utilizzare esclusivamente la modalità normal. In questo modo il sistema caricherà interamente tutte le foto contenute nell'album in una memoria temporanea, del plugin, che viene quindi salvata nel browser, e il gioco è fatto. Tutte le foto saranno visualizzate con un'interfaccia grafica in modo da visualizzarle nel dettaglio, e per salvarle nel computer una per una tutto quello che dovrete fare sarà premere il tasto Ctrl S se si utilizza Windows o Command S se si utilizza Mac e salvare la pagina interamente come pagina web. Una volta effettuato il salvataggio, quindi verrà creata una cartella con tutte le foto contenute nell'album che sono state scaricate dal sistema, e la cosa bella è che le foto saranno a risoluzione completa, quindi non saranno né ridimensionate né ricompresse. In questo modo ragazzi avrete tutte le foto contenute in un determinato album nel vostro computer e le avrete a piena risoluzione, come vi anticipavo prima. È una cosa molto comoda ed è una cosa che in effetti tende ad evitare il fatto che Facebook, quando fa visualizzare le fotografie nel player, molto spesso le ridimensiona o le ricomprime. In questo caso invece la qualità sarà massima. Io sono Dario Colendo, appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.